L'ASL di Teramo dà l'avvio alla vaccinazione dei maturandi. 3 giorni per vaccinare 2.100 studenti dell'intera provincia che il 16 giugno sosterranno gli esami di Stato, la loro prima importante prova della vita. Dalle 18 alle 23 fino a sabato prossimo, l'hub vaccinale dell'Università di Teramo accoglierà i ragazzi, chiamati questa volta ad una prova di responsabilità. Intanto la campagna vaccinale messa in atto dall'azienda sanitaria teramana ha ottenuto una grande risposta dalla popolazione. Il 48% dei teramani target ha ricevuto già il vaccino. Parte la vaccinazione ai maturandi, ma in un bilancio complessivo come va? Io devo dire che va molto bene, noi siamo davvero contenti, soddisfatti, lo dico sia come direttore sanitario dell'ASL che come referente regionale dei vaccini. Ieri il Sole 24 Ore citava terzi assoluti in Italia fra dosi somministrate ogni 100.000 abitanti. Siamo fra le prime 5 secondo il Ministero della Salute. Insomma, davvero una bella campagna vaccinale. Teramo si sta difendendo bene, però diciamo, l'obiettivo è quello che la Regione raggiunga l'immunità di gregge prima possibile. Abbiamo detto settembre, ma insomma io credo che se continuiamo a mantenere questo trend dove vacciniamo sempre alcune migliaia di persone sopra la media, credo che potremo anche anticipare di qualche giorno. Un ruolo importante nella campagna di vaccinazione di massa dell'ASL di Teramo lo ha svolto l'Ateneo Teramano, un hub dove si riesce a vaccinare fino a 1.700 persone al giorno. Tanti vaccinati che hanno scoperto che a Teramo esiste davvero una bella università, un luogo che prima di oggi non conoscevano e che, come promette il rettore Mastrocola, ad inizio ottobre sarà Covid free. Il successo di questa campagna di vaccinazione dell'ASL di Teramo, insomma, anche come protagonista soprattutto l'Università di Teramo, è diventata un hub vaccinale eccezionale. Sì, ha come protagonista anche il nostro entusiasmo, ma direi la capacità di fare sinergia istituzionale, che penso che sia l'elemento vincente di tutta l'organizzazione che ci siamo dati. Ovviamente anche la possibilità di interagire con persone dialoganti e in grado di organizzare. Quando parliamo di migliaia di persone non è mai facile organizzare. Noi abbiamo messo le strutture, abbiamo messo a disposizione i nostri dipendenti, dietro c'è tutta l'organizzazione sanitaria che non è semplice, che ci porta a vaccinare tra i primi in Italia i maturandi e ci porterà sicuramente tra i primi in Italia a vaccinare anche i nostri studenti.